Buona giornata a tutti. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda alle ore 19 dopo la trasmissione di Roberta. Bene, grazie per riessere un'altra volta in ascolto. Purtroppo ho dovuto fare qualche secondo di musica per provare un po' di stacco perché ci sono stati dei problemi un po' particolari. Bene, allora. Oggi riprendiamo il discorso su ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e poi magari vi leggerò qualcosina di quello che qualcuno chiama Padre Pio e che è un truffatore bello e buono. D'altronde è chiaro che da me sentirete soltanto il fatto che questo personaggio è un truffatore. Se io vi dico che Dio, il Dio dei cattolici, il Dio all'inizio del mondo non esiste, che il patto di Nazareth, quello che è descritto nei Vangeli ufficiali, non è mai esistito. Se vi dico che i Vangeli sono solo delle truffe, se vi dico che la storia della Chiesa Cattolica è solo un'operazione politica per sottomettere e distruggere il divenire degli esseri umani, mi sembra abbastanza evidente che tutti quelli che vengono fatti passare come santi, o come magici, o come operatori, o come qualcuno che fa delle cose eccezionali, siano o dei truffatori, oppure hanno delle qualità loro, delle qualità intrinseche che possono averle ogni uomo può costruire e sviluppare se stesso. Date queste premesse, chiaramente da me non potete avere nessun altro tipo di informazione diversa che non da questa. Dopodiché, se uno dice, ma io credo, io voglio fare, va bene, tu puoi fare quello che tu desideri. Quando a me qualcuno mi dice, ma io firmerò per la Chiesa Cattolica nel modello 740, benissimo. Anche tu sei responsabile della tua parte di orrore messa in piedi dalla Chiesa Cattolica. Chiaramente, sicuramente, quando il pazzo dice vi farò pescatori di anime, ti identificherai col pescatore anziché con chi viene messo in padella. Nel paganesimo vi ricordo che esiste il diritto al suicidio, nel senso che essendo l'essere umano padrone di se stesso, ha il diritto a costruire la vita per se stesso e in se stesso, ha anche il diritto di mettersi in ginocchio davanti a chi vuole lui. Ciò che non ha diritto è di estendere questo al tessuto sociale, cioè le sue determinazioni soggettive sono sue, mentre invece il cattolicesimo, essendo l'essere umano proprietà del Dio, non ha il diritto a determinare nulla, deve solo obbedire, deve solo essere ossequiente. Per cui se tu vuoi metterti in ginocchio, continua pure a farlo, è un problema tuo. Per quel che mi riguarda, fare in modo che tu non estenda questo orrore agli altri esseri umani e loro possano scegliere cosa fare, cosa decidere e cosa volere. Io comunque dico ancora, per favore, non firmate per la Chiesa Cattolica, non firmate i 740 per la Chiesa Cattolica e piuttosto firmate per lo Stato. Anche se lo Stato non vi piace, anche se siete in disaccordo, anche se non accettate come i soldi vengono usati, ricordatevi sempre che saranno sempre meno nocivi dati allo Stato che non alla Chiesa Cattolica. In questo momento la Chiesa Cattolica deve spendere miliardi e miliardi per l'attività di stupratori dei preti cattolici, per le condanne che ha avuto in giro per il mondo, perché è stata chiamata a rispondere per quei delitti. Il fatto che venga chiamata a rispondere per quei delitti è solo una cosa minima dell'orrore che ha seminato nella storia. E voi questo orrore vi piace? Bene, continuate pure a coltivarlo. Io cercherò di fare in modo che le persone si sottraggano da questo e cominciano a prendersi nelle loro mani il loro futuro e il loro divenire. Dopo di questo, io non sono un profeta di nessuno, non sono un salvatore di nessuno, sono solo uno che esprime ciò che pensa e che vuole che il sistema sociale in cui vive sia sempre più forte, sempre più ricco, fatti da uomini e da donne che determinano se stesse, che determinano la loro vita, e non da persone di un gregge che viene portato al macello da chi decide di usarli come merce di scambio o come carne. Pertanto io continuo sempre a lavorare per costruire il paganesimo politeista, per costruire i percorsi di stregoneria per quello che io sono in grado di fare,
anche se so che lo sconosciuto che mi circonda è infinitamente più grande di quanto io sia in grado di percepirlo, viverlo e respirarlo. Dopo aver detto questo, e continuando ancora con quanto abbiamo detto oggi, ad agosto faremo questo rito privato sull'altipiano di Asiago. Naturalmente i pagani sono tutti invitati, i pagani, i simpatizzanti, i loro amici, anche chi non è pagano ma vuol semplicemente venire assieme a qualcuno che vuole partecipare. Naturalmente deciderò io, decide Francesco, decide ogni pagano che è già venuto e che ha passione per quello che stiamo facendo, sente la vita che sta crescendo. In ciò che porta alla relazione con la natura, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Questo libro è stato scritto per individuare alcuni percorsi di paganesimo e di stregoneria che venivano fatti a Roma, fra i popoli italici, popoli romani, prima dell'avvento dell'imperatore Dio, e non vuole assolutamente essere un punto di riferimento o indicare una verità, un percorso o un sistema religioso come prioritario. Vuole semplicemente fare degli esempi di che cos'è il paganesimo, come può essere vissuto il paganesimo e come il paganesimo interagisce con gli esseri umani, solo ed esclusivamente questo. Per cui se uno dice, beh, a me il paganesimo romano, preferisco, non so, quello egiziano, quello russo, quello sciamanico, quello celtico, può prendere qualsiasi tradizione, sia in sintonia col suo sentire, e può rispondere a qualsiasi tradizione che è in linea col proprio sentire. Anche se tutto sommato, anche se io vi sto leggendo il paganesimo romano, vi ricordo che il paganesimo politeista come religione non è mai esistito. Cioè chiunque tenta di dirmi a me, ma tu quel paganesimo ha fatto questo, ha fatto quello, no. Il paganesimo come religione non è mai esistito. Esistono delle tradizioni religiose che noi oggi chiamiamo pagane. Ma quelle tradizioni religiose che noi oggi chiamiamo pagane, le persone che le praticavano non chiamavano loro stesse pagani, ma chiamavano loro stessi abitanti di quella zona, compartecipi di quella zona, chiamavano se stessi romani, greci, parlavano della loro devozione, del loro sentire, come un sentire importante, come un sentire fondamentale della loro vita, ma non definivano se stessi pagani. Neanche i Maya definivano se stessi pagani, neanche, non so, i Toltechi definivano se stessi pagani, nemmeno i Greci o gli Egiziani definivano se stessi pagani. Il termine pagano è un termine inventato dai cristiani ed era un insulto che veniva rivolto alle persone che avevano quel sentire religioso e di quel sentire ne hanno fatto d'un'erba un fascio, tanto i cristiani non hanno mai capito un cazzo del sentire, dei sentimenti, del piacere, della vita. Per cui il fatto che oggi noi rivendichiamo il termine pagano, pagano politeista, paganesimo e stregoneria, lo facciamo con un intento ben preciso. Cioè prendere in mano un sentire religioso che apparteneva all'antico e che è presente oggi, come è stato presente nel Medioevo, come è stato presente in qualsiasi situazione, perché è la relazione fra l'essere umano e il mondo che lo circonda. Noi, in questo momento, come pagani politeisti, pagani di qualsiasi tradizione poi si voglia riferirsi, stiamo costruendo il paganesimo futuro. Sono i principi, le cose, i principi religiosi, i principi morali, i principi etici, i principi filosofici che noi in questo momento stiamo elaborando, che vanno a costruire quella che sarà
la filosofia pagana, il pensiero pagano, il modo di essere del paganesimo politeista. Noi stiamo costruendo il futuro. Per cui, per fare questo, peschiamo chiaramente dal passato il sentire delle varie persone, il sentire delle varie tradizioni, ma non per questo prendiamo quello e lo riportiamo pari pari nel presente. Noi non facciamo mai questo. Noi lavoriamo nel presente in funzione della costruzione del futuro, perché noi siamo come Giano. Noi guardiamo il tempo che viene incontro, anche se la nostra origine è nel passato. Il passato ci ha costruiti, però noi viviamo il tempo che ci viene incontro e agiamo nel presente in funzione del tempo che ci viene incontro. Se noi non siamo in grado di farci Giano, allora, o ci facciamo qualche altra divinità pagana, o qualche altro sentire, qualche altro modo di essere, qualche modo di percepire, oppure siamo sconfitti. Se noi non siamo in grado di agire oggi per costruire il futuro, noi siamo sconfitti. Questo è importante. Per cui noi non copiamo niente da nessuno, non siamo debitori di nulla da, di nessuno. Noi siamo i creatori del futuro e questo è il paganesimo politeista, quello che noi stiamo costruendo insieme a tutte le altre congreghe pagane disperse per il mondo, tutti gli altri sentire pagani, tutti gli altri sentire sciamanici, tutte le altre persone che si identificano in questa o in quella tradizione, pur tuttavia non facendo di quella tradizione legge assoluta, verità assoluta a cui piegare gli esseri umani. Per cui ricordatevi, noi stiamo costruendo il paganesimo politeista, perché il paganesimo politeista non è mai esistito. Ciao Franco! Dunque, non è mai esistita una filosofia e un pensiero pagano politeista se non per quello che noi stiamo facendo insieme a tutti gli altri che stanno riprendendo dal passato i concetti, gli oggetti, i pensieri, la morale, l'etica e li stanno proiettando nel futuro in funzione della sua costruzione. Il paganesimo politeista non è mai esistito come filosofia, ma noi lo stiamo costruendo. Per cui questo insulto che il termine pagano, che i cristiani, i cattolici hanno coniato per insultare quelli che non capivano niente, noi lo riprendiamo perché il sentire del mondo è quello che si riversa verso di noi. E questa è la nostra sfida. Bene, detto questo e premesso questo, del ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, leggerò ciò che porta alla relazione con la natura. Però siccome il pezzo è piuttosto lungo, naturalmente ne leggerò due pagine, tre pagine, e dopo mi fermo e continuerò la prossima volta. Ciò che porta alla relazione con la natura. L'essere umano non è stato creato da un Dio. L'essere umano è divenuto, come ogni altro essere della natura, da e nella natura. L'essere umano, nel corso della sua evoluzione, ha costruito la ragione, isolando la percezione di force, vi ricordate quando abbiamo parlato che cos'è force, no? Per paura di essere distrutto dal caos del circostante. Di questa paura si sono serviti gli esseri autospacciatisi Dio creatore per costruire un processo attraverso il quale sottometterlo. La relazione fra l'essere umano e la natura dovette essere ricostruita partendo dalla ragione e dalla logica, attraverso una feroce guerra che l'essere umano intraprese per la sua dilatazione e il suo superamento. La natura è il circostante, e il circostante è immanente rispetto all'essere umano. Solo la sua coscienza e l'insieme delle coscienze che la compongono sono trascendenti alla sua ragione. L'avvicinamento alle coscienze di sé del circostante può avvenire soltanto uscendo dai limiti della ragione e riportando nella ragione quanto viene percepito e descritto con elementi presi dalla ragione stessa. Partendo dalla ragione, l'essere umano deve ricostruire il rapporto fra sé e la natura, partendo dalla ragione e riportando nella ragione la relazione rinnovata. La di...
La guerra che l'essere umano intraprende con se stesso per superare i limiti imposti dalla ragione, la sua dilatazione, gli permettono di costruire l'essere luminoso, risolvendo la morte del corpo fisico nella nascita del corpo luminoso. L'essere umano, ricercando la libertà dall'imposizione della ragione, costruisce la libertà del proprio divenire attraverso lo sviluppo del potere di essere. Nel momento stesso in cui l'essere umano concepisce il circostante come formato da coscienza di sé e l'insieme come cosciente di sé si è tolto dal centro dell'universo, non si ritiene più padrone dell'esistente, ma parte dell'esistente. Il problema non è più quello di piegare l'esistente al proprio servizio, ma di sviluppare il proprio essere per divenire insieme al circostante. La relazione dell'essere umano col circostante non è un divenire progressivo come il suo divenire, ma si esprime attraverso scoppi di percezione con i quali realizza la coscienza del circostante, partendo dal circostante in cui vive o in cui percepisce. E in cui riversa le proprie emozioni, la propria volontà e le proprie determinazioni. Mentre riversa la propria volontà e le proprie determinazioni, subisce la volontà e le determinazioni del circostante, i suoi processi di adattamento, i suoi bisogni e le tensioni del suo divenire. La percezione del circostante è fatta da immagini, non da un processo lineare, e queste immagini possono riprodursi ingigantendosi o sparire qualora il circostante si presenti all'essere umano in maniera diversa. Così il circostante non è composto soltanto da centri di energia vitale che divengono attraverso il fare, ma anche da centri di energia vitale divenuti in sé, che si relazionano con l'essere umano per reciproco vantaggio, per reciproca difesa, per reciproca fondazione del divenire. Partendo da questa premessa, possiamo elencare le immagini che nella religione romana identificarono le coscienze di sé e della natura in relazione all'essere umano. E sempre partendo da questa premessa, possiamo lasciare aperta la strada ad ogni altra relazione con coscienze di sé del circostante per la fondazione del proprio divenire. Perché è importante elencare le coscienze di sé o parte delle coscienze di sé del circostante con cui l'essere umano si relazionava nel corso dello sviluppo della religione romana? Perché serve come sentiero atto a condurre gli esseri umani verso la relazione. Molti occhi guardano le montagne, ma è necessario un corpo di energia vitale sviluppato e una pratica nell'uso della volontà e delle determinazioni per sviluppare il proprio potere di essere e diventare parte della coscienza di sé delle montagne. Bisogna essere vicino alla distruzione del proprio corpo fisico ed energetico per affermare di costringere le montagne a gettarsi a mare. Se nella specie umana si immette l'idea che il circostante non è muto e a disposizione dell'essere umano, ma è vivo, ha coscienza di sé, propria volontà e proprie determinazioni, allora la specie umana cambia angolazione attraverso la quale guardare il circostante, anche se non riuscirà a percepire le coscienze di sé, come la ragione gli ha insegnato a percepire le coscienze, i loro sentimenti e la loro disposizione d'animo, è tale da allacciare una relazione per scambiare comunque energia vitale col circostante, iniziando un cammino verso l'eternità. La concezione del circostante come coscienza di sé porta ad un diverso fare umano nei confronti del circostante stesso. Anche gli ambientalisti, fra virgolette, che operano in difesa, fra virgolette, della natura, non riescono a sentire le coscienze di sé del circostante e si muovono nei confronti della natura come se questa fosse un bambino indifeso da proteggere. Si muovono spesso contro la natura, favorendo interessi antagonisti all'interno della specie umana. Essi non sono natura, sono esseri umani che dicono ad altri esseri umani come devono comportarsi per difendere degli interessi soggettivi. Questi interessi, a volte questi interessi coincidono con quelli della natura, ma spesso tendono a soddisfare il loro bisogno di proteggere qualche cosa in quanto padroni di un qualche cosa. La natura non è oggetto, la natura è coscienza. La natura è un essere pensante ed agente all'interno del fare e della percezione umana. Agire nei confronti della natura come un bambino da proteggere viene fatto soltanto in obbedienza alla soddisfazione dei propri bisogni di esseri umani vuoti, pronti a soggiogare chiunque si ritenga più forte.
Spesso questi ambientalisti parlano di riequilibrio degli ecosistemi dopo aver introdotto delle specie animali che erano in via di estinzione. La natura sa lavorare per il riequilibrio degli ecosistemi. Quello che la natura non vuole fare senza il contributo dell'essere umano è il riequilibrio degli ecosistemi in funzione dei bisogni umani dopo che gli stessi esseri umani li hanno distrutti. L'azione degli ambientalisti non è quella di riequilibrio degli ecosistemi, ma è sempre quella di piegare i tentativi del riequilibrio in funzione dei bisogni umani. Il comportamento degli ambientalisti nei confronti della natura è spesso quello dei cristiani, che quando praticano la carità, al fine di mantenere la miseria, dei cristiani, quando praticano la carità, al fine di mantenere la miseria ad un livello economicamente e socialmente gestibile. Eppure, molti sforzi degli ambientalisti sono molto apprezzati dalla natura e abbondantemente ripagati. Per riuscire a sviluppare la relazione fra gli esseri umani e la natura, è necessario che gli esseri umani guardino la natura come si guarda ad un essere umano, cosciente di sé, capace di determinazioni e volontà, anche se anziché usare la bacchetta magica, come i cristiani vanno dicendo del loro Dio, lavora sui mutamenti e gli adattamenti per sviluppare il proprio divenire eterno. Le immagini dei centri di energia con i quali gli italici e il popolo romano si relazionavano rappresentavano le brecce del divenire della loro percezione nel processo di fusione con l'essere natura. Il processo di interazione fra l'essere umano e la sua specie con l'essere natura non avviene con l'essere natura in sé, ma con le sue determinazioni che, relazionandosi con i singoli esseri, acquistano forza, volontà e determinazione, giungendo a smuovere e promuovere i mutamenti all'interno dell'essere natura, fondando il suo divenire eterno. Le relazioni fra gli esseri, ogni singolo essere e il circostante, porta il circostante a fondare il proprio divenire in relazione al divenire dell'essere. La rinuncia alla relazione indebolisce sia il circostante che il divenire dell'essere. È necessario chiederci quali furono i centri di energia vitale attraverso i quali il popolo romano procedette alla propria interazione con l'essere natura? Quei centri vitali sono spesso oggettivi, anche se la loro determinazione appartiene al popolo romano e ai popoli mediterranei che seguirono le medesime sequenze di relazione col circostante. Spesso sono centri comuni ad ogni popolo. L'oggettività del circostante, pur presentandosi sotto molti aspetti, viene percepita dall'essere umano. La percezione dell'essere umano è comune ad ogni popolo e in ogni territorio, a parte le specifiche determinazioni culturali prodotte dal proprio specifico adattamento e dalle proprie specifiche scelte. Le camene erano le fonti, centri di energia vitale che si formano attorno alle sorgenti e che attirano gli esseri per la freschezza delle loro acque e per la limpidezza dei loro canti. I loro sono i canti dell'essere terra e dell'essere natura. Guidano il divenire degli esseri umani, manipolano le loro illusioni e i loro desideri rinchiusi nella ragione, ma attraverso le linee di tensione alimentano e rivitalizzano il corpo di energia degli esseri, potenziando la loro volontà e la loro determinazione nell'affrontare l'oggettività del quotidiano. La fonte è un centro di energia vitale attorno al quale i popoli spesso fondarono il loro divenire. La fonte non sprigiona soltanto acqua, sprigiona energia vitale, che dalla Terra sgorga nell'atmosfera, dove viene raccolta e manipolata da Giove e dagli esseri viventi della natura. La relazione fra l'essere umano e la fonte produce uno scambio di energia vitale e determinazioni reciproche finché spesso il centro di energia vitale prende forma in sé e continua la propria sequenza di mutamenti attraverso le relazioni specifiche con l'essere umano, acquistandone interessi, volontà e determinazioni. Il centro di energia vitale della fonte soggettivizza l'oggettività, diventandone parte quando la soggettività che l'attorna soggettivizza a sua volta l'oggettività circostante. In quel momento, quel centro di energia vitale diventa coscienza di sé e in sé e continua i propri adattamenti per fondare il proprio divenire in relazione con gli esseri umani che si sono organizzati attorno alla fonte. Forse quella fonte produrrà altre coscienze di sé, ma quella coscienza acquista proprie determinazioni e spesso viene chiamata con un nome
e definite attraverso le proprie specificità. Così i canti delle camene acquistano il significato di relazione con gli esseri umani, anche se questi canti possono essere percepiti dall'essere umano soltanto con il corpo luminoso, mentre la ragione può soltanto creare l'illusione all'interno della propria descrizione. Un esempio di questo è la ninfa Egeria, che condusse Numa Pompilio all'identificazione delle proprie leggi religiose atte a fondare il divenire di Roma. Il fatto che poi venga identificata con una persona rappresenta un bisogno della ragione umana, finalizzando la propria conservazione, non alla proiezione dell'essere umano nel proprio divenire. Un altro caso era quello di Ferentina, la cui coscienza di sé, nata da una fonte, rappresentò un grande sussulto d'orgoglio della Lega Latina nel tentativo di fermare il divenire di Roma. La sua forza si è scontrata con altre forze, il suo divenire si è scontrato con un altro divenire, ma comunque Ferentina rappresenta una grande coscienza di sé che, fusa con gli esseri umani, ha agito per fondare il loro divenire, portandoli a diventare uno con l'essere natura. Un altro caso è quello di Feronia. Una sorgente si unì con l'atmosfera, fondendo il divenire dell'essere terra con quello di Giove, suscitando la gelosia dell'essere natura che quel rapporto voleva mediare in quanto passaggio, simbolico o reale che sia, fra l'uno e l'altro mondo, l'uno e l'altro processo di determinazione. Si fece piccolo Giove per sedurre Feronia. Come poteva l'atmosfera del pianeta sedurre una fonte? Feronia è una grande coscienza di sé, che attraverso gli esseri umani di Anzur, Terracina, fondò un divenire di libertà, mostrando loro come solo la libertà porti al loro divenire eterno. Anche gli Etruschi compresero le determinazioni di Feronia, e anche se la sua forza si è trasformata a Roma, il bisogno di libertà era il fondamento del divenire della città e dei popoli che con Roma fondarono il loro divenire. È tanto grande il potere di Feronia che, nonostante le trasformazioni e l'inquinamento subito da parte della fondazione della struttura imperiale di Roma, nel 66 Nerone proclamò solennemente la libertà dei greci, esentandoli dal pagamento del tributo e dall'obbedienza dai proconsoli romani. Erano piccole gocce compensate subito o poco prima dalla repressione del bisogno di libertà dei britanni capeggiati da Boadicea. La tensione di libertà era ancora viva nonostante il prepotente avanzare della pulsione di morte e della radicalizzazione del potere di avere nel controllo degli esseri umani. Quando mai i cristiani avrebbero concesso l'autodeterminazione ad un popolo senza che questo non sia stato messo in ginocchio e garantito il suo asservimento al macellaio di Sodoma e Gomorra? Il potere di Feronia e di tutte le trasformazioni con cui i cui mutamenti erano legati o comunque in relazione al bisogno di libertà degli esseri umani, erano e sono canti dell'essere terra e dell'essere natura nei confronti del loro circostante. Non è sufficiente mettere in ginocchio gli esseri umani per far cessare questi canti. I canti appartengono al divenire di esseri che contengono il divenire degli esseri umani e di cui gli esseri umani comunque non potranno mai diventare padroni, ma solo parte marciando insieme per la fondazione del loro divenire. Spariscono le specie viventi dal pianeta, ma l'essere terra, l'essere natura, Giove, continuano i percorsi delle loro trasformazioni nello sforzo di diventare eterni. Feronia è una ninfa legata al bisogno e alla necessità di libertà degli esseri umani. I centri di energia vitale generati attraverso le fonti sono sempre presenti in forma femminile. Il generare è un atto femminile, ma comprende anche il riconoscimento della forza e delle determinazioni del generare, un contributo attivo della generazione. L'essere femminile come elemento di determinazione e di divenire della specie umana. Sarà molto difficile, dopo il paganesimo romano, trovare questo tipo di simbologia espressa nel fare dell'essere umano. Il concetto filosofico dei greci e delle filosofie di epoca imperiale porta a considerare l'essere femminile soltanto come un contenitore della germinazione della vita e non come un germinatore della vita stessa.
L'essere umano femminile non genera la vita, ne contiene il divenire, secondo la filosofia greca e medio orientale. L'essere umano femminile è soltanto la terra in cui l'essere umano maschile introduce il seme. Questo concetto non esisteva nell'antico paganesimo e in nessuno dei paganesimi dove l'essere femminile è determinazione del fare umano. Quando i cristiani introducono il culto di Maria, non introducono un essere determinante nel fare, ma un essere passivo che si sottopone alla volontà divina, e questo sottoporsi alla volontà divina come atto di sottomissione viene indicato ad esempio del fare umano. Solo il paganesimo è libertà, o processo tendente alla libertà, al di là delle conoscenze scientifiche che possono supportare i concetti filosofici, etici o sociali. Alle ninfe come figure femminili si affianca una figura maschile, Fons, il generatore delle fonti, il lato maschile della fonte. La fonte non è femminile in sé, è la fonte. La percezione umana la raffigura come femminile in quanto genera non solo se stessa, ma un'infinità di altri esseri. Per il lato femminile della specie umana, la fonte è percepita come maschile. Fons è il lato maschile delle ninfe ed è unico in quanto le determinazioni femminili all'interno del sistema sociale era limitato anche se in divenire. Porca miseria, cosa ho detto qua? In quanto le determinazioni femminili all'interno del sistema sociale era limitato. Vabbè, Fons è il lato maschile delle ninfe ed è unico in quanto le determinazioni femminili all'interno del sistema sociale era limitato, anche se in divenire. Pertanto il sistema sociale non si poteva permettere di non riconoscere la percezione femminile della fonte ed era costretto dalle determinazioni degli esseri femminili a riconoscere la forza della loro percezione, cosa che non sarebbe avvenuta nel cristianesimo. La percezione si esprime attraverso gli occhi con cui viene percepita, viene filtrata dal condizionamento educazionale degli individui. È necessario un grande percorso di conoscenza e di consapevolezza per superare il condizionamento educazionale attraverso il quale la percezione del circostante viene filtrata. Vale la pena di citare due ninfe, Marica e Melite. Melite era una ninfa marina, mentre Marica era una ninfa diventata forza del divenire umano attraverso la fondazione di un divenire che ha contribuito a portare gli esseri umani verso Diana, attraverso un fare il cui fine era la protezione dei bambini. Marica proteggeva il futuro umano attraverso la protezione dei bambini. Marica proteggeva il proprio divenire attraverso la protezione dei bambini, attraverso i quali si relazionava con la specie umana, rinvigorendone la necessità. Il divenire di Marica era grandioso. Si estese per l'intero Mediterraneo e intervenne nelle vicende umane attraverso la protezione della fuga di Mario, ultimo baluardo prima dell'avvento di Silla e della devastazione che lo seguiva. Quando scomparve Marica, quando il suo divenire continuava in una diversa serie di mutamenti, quando il bosco venne distrutto e in esso furono costruite ville, il culto è andato perduto, ma si è integrato con quello di Diana. Diana è il principio femminile della vita, Marica è il divenire della specie attraverso la protezione del suo futuro. L'una e l'altra divengono uno per fondare il divenire dell'altra e per proteggere il divenire della specie umana quando le necessità si trasformano fondendosi con Conso. Il culto di Marica fu sostituito dal culto di una divinità egizia, ma l'uno non è la stessa cosa dell'altro. Era Iside, credo, eh? Dare un nome non è la stessa cosa che fondare il proprio divenire fondendosi col circostante, ma ormai stava per cominciare i tempi nuovi e l'uomo Dio diventava il padrone del mondo e chiedeva agli esseri umani di mettersi in ginocchio. La divinità egizia, il cui culto prendeva il posto di quello di Marica nel suo territorio, era un divenuto fra gli esseri umani e il loro circostante, importato a Roma, diventa un'immagine davanti alla quale piegare gli esseri umani. I tempi nuovi distruggono il divenire si rifonda attraverso un lungo percorso, attraverso una serie di contraddizioni pagate con fiumi di sangue. Ciò che porta all'essere natura è ciò che porta all'essere natura a diventare l'essere umano. I centri di energia vitale si trasformano e si modificano, come
come si trasformano e si modificano i percorsi umani ogni qualvolta che nuove determinazioni incidono sul suo futuro. Oltre alle fonti, nel circostante c'è lo scorrere dei mutamenti del tempo e a Roma e nei paesi mediterranei c'è lo scorrere delle stagioni, il modificarsi del tempo e lo svegliarsi e l'addormentarsi del circostante all'interno di un ritmo ciclico. Quel ritmo ciclico presente fin dall'albore del tempo è l'oggettività all'interno della quale l'essere natura è divenuto. Il ritmo del divenire degli esseri della natura corrisponde al ritmo della ciclicità dell'oggettività nell'oggettività. Il ritmo delle stagioni, col suo variare di temperatura, il soffiare dei venti, ha costruito un'oggettività in cui l'essere natura è divenuto e in cui l'essere umano attraverso l'essere natura si è modificato, costruendo il proprio adattamento. Quella forza oggettiva prende vari nomi a seconda dei popoli e delle latitudini in cui viene percepita. Uno di questi nomi è flora. Il ritmo con cui flora si presenta è il ritmo di crescita e dei mutamenti all'interno dell'essere natura. Il pulsare di flora è quanto porta l'essere umano a respirare con lo stesso respiro dell'essere natura. Il ritmo di flora è il ritmo del cuore dell'essere umano in sintonia col battito dell'essere natura. L'essere natura è divenuto come adattamento al ritmo dell'oggettività in cui è nato. Anche se ha variato l'oggettività per espandersi al meglio, non ha mai variato il ritmo attraverso il quale l'oggettività gli si è presentata. Per ritornare e ridiventare parte dell'essere natura, l'essere umano deve passare attraverso la soggettivazione del ritmo col quale l'essere natura in quel territorio pulsa. Se nel quotidiano della ragione si può parlare di respirare all'unisono, il corpo di energia in crescita dentro l'essere umano si contrae e si distende seguendo dei ritmi che corrispondono a sollecitazioni dell'oggettività, consentendo a questa di dilatare e comprimere i vari corpi di energia presenti in essa. L'oggettività è mutamento, ma è anche spazio. Nella religione romana lo spazio all'interno della natura era rappresentato da Maya, Tellus e Telluro. Tellumo, scusate. Maya è l'essere terra, nel suo aspetto di essere terra in quanto essere natura. In pratica, l'essere natura non era rappresentato in sé, ma associato all'essere terra, che ne era il suo genitore. La rappresentazione dell'essere natura in abbinamento all'essere terra era che l'essere natura non poteva esistere in sé senza l'oggettività nella quale esistere. Se l'essere natura era l'oggettività dell'essere umano, l'essere terra era l'oggettività dell'essere natura e questo non poteva esistere in quanto senza l'essere terra l'essere natura non aveva ragione di esistere. La visione romana vedeva la natura come un tutt'uno con l'essere terra. La religione romana distingueva la coscienza di sé dell'essere terra dalla natura. L'essere terra viveva in sé, esisteva e poteva continuare la serie dei mutamenti anche uscendo dalla relazione con l'essere natura. La coscienza di sé dell'essere terra era in grado di svilupparsi in sé e l'aiuto dell'essere natura era un rafforzativo per i suoi mutamenti e il suo divenire, non il fondamento del suo divenire. Il maggiore contiene il minore. La terza visione era data da Telumo. Telumo era la forza generativa dell'essere terra, era la forza attraverso la quale fondava il divenire dell'essere natura per fagocitare il proprio divenire. Telumo era per l'essere natura ciò che Cerere era per l'universo, ma se Cerere era la forza che induce la soggettività a crescere, Telumo era il motore che induceva la crescita, la capacità dell'essere terra di generare l'essere natura. Tutti e tre questi centri di energia vitale portano l'essere umano ad armonizzare il proprio fare col circostante, armonizzando il proprio divenire con quello del circostante. L'insieme di queste forze fondano il divenire dell'essere umano e cambiando il divenire dell'essere umano con il divenire di questi centri di energia vitale, fonda il divenire del pianeta armonizzandolo con quello dell'universo. E qui mi fermo per stasera. Scusate un attimino solo, eccolo qua. Mi fermo qui perché
mi si sta seccando la bocca. E ciò che porta a diventare eterni nella religione romana lo riprenderemo la prossima giovedì alle ore 19. E adesso vi do 2 minuti di musica, intanto che mi recupero un attimino la voce, e poi parleremo di qualcos'altro. E rieccoci qua. A parlare di qualcos'altro. Da cosa partiamo? Partiamo un pochino dal discorso di Padre Pio, che ho bloccato Francesco oggi per poterlo fare un attimino stasera. Sei pronto? Perché è importante parlare di questo? Perché è una grandissima truffa. Vediamo il Corriere della Sera del 30 aprile 1999. L'organizzazione della cerimonia costerà oltre 2 miliardi. 350.000 pellegrini prenotati arriveranno con 5.128 pullman, 35.000 auto, 17 treni speciali. I pellegrini previsti oltre 637.000 e di questi 20.000 saranno stranieri per trasportare i disabili, eccetera, eccetera, eccetera. Erano previsti, secondo il Corriere della Sera, 637.000 pellegrini. Ma la Repubblica ci dà un'altra cifra, è vero, 634.000 per la Doxa erano previsti, ma per le forze dell'ordine, per il Ministero degli Interni, erano previste 1 milione di persone che arrivassero a Roma. E il Corriere della Sera ci fa vedere che i personaggi legati a sto Padre Pio, fra le altre cose che abbiamo. Abbiamo il ministro degli interni, Rosa Russo Iervolino. Abbiamo Castagna, abbiamo un sacco di attori, come Ron, abbiamo politici, tutti quanti, guarda caso, a celebrare il Padre Pio. Che bei personaggi, no? Tutti questi devoti, tutti questi qua dovevano essere a Roma insieme a 630.000 persone secondo la Doxa e 1 milione secondo le forze dell'ordine. Cosa è successo invece? Nella capitale, vediamo la Repubblica del 3 maggio, nella capitale sono arrivati 300.000 fedeli, la metà di quelli previsti dalla Doxa. 310.000 persone. Come vengono calcolate queste 310.000 persone? 110.000 in piazza San Giovanni, 160.000 a San Pietro e 40.000 nelle zone adiacenti. Cioè, probabilmente c'era anche qualcuno che andava a farsi le spese per i fatti suoi. Allora, tutta questa gente messa insieme fa 310.000. I pullman non erano 5.100, ma solo 2.000. Le persone arrivate in macchina non erano 35.000, ma solo 20.000. Cosa è successo? È successo un casino. Cioè, è successo che tutte le statistiche, tutte le previsioni se le sono fatte fra di loro. Gli organi di informazione, i cattolici, cioè, si sono fatte le informazioni fra di loro e le hanno vendute ai giornali e agli organi di informazione come se fosse chissà che cosa. Invece la gente sa perfettamente che questo personaggio è un truffatore, che secondo Francesco potrebbe anche essere in buona fede, secondo me era solo un miserabile truffatore. E tutto quanto è stato disertato perché chiaramente non c'è nulla di reale, nulla di palpabile. E abbiamo ancora un altro articolo del Corriere della Sera del 4 maggio, dove addirittura le scuole erano chiuse, ma solo 20.000 fedeli c'erano a Piazza San Pietro. E qua è scattata la polemica. Sì? Chi parla? Da Padova. Dimmi. Ciao, scusa se ti interrompo, che stavi facendo la rassegna stampa.
Niente, io volevo una cosa, che se quando hai tempo, se potevi spiegarmi se lo sviluppo del corpo luminoso può essere anche inconsapevole. Sì, ma te lo faccio subito, ti spiego. Sì, e niente, se puoi dire, ripetere anche la data, siccome sono interessato, no, a No, no, venire ma lo faccio... Dov'è? Ah! ad Asiago, che non avevo Sì, capito bene. va bene, te lo dico subito. No, Grazie. va bene, ti dico subito per radio, Ok, va bene? Ciao, grazie, ciao. ciao. Allora, sì, in effetti piuttosto che Padre Pio preferisco parlare chiaramente di queste cose. Allora, lo sviluppo del corpo luminoso nell'individuo è una cosa in ogni essere della natura, ma vale anche per il virus, vale per le piante, ognuno ha il proprio percorso di costruzione. E vale anche per l'essere umano, vale per il bue, vale per il leone, vale per la balena. Ogni coscienza sviluppa il proprio corpo luminoso e l'unico problema che ha l'essere umano è che ci sono forze che gli impediscono di sviluppare il corpo luminoso. Cioè, l'essere umano in ginocchio rinuncia alla costruzione del proprio corpo luminoso. Una vita della natura fatta in maniera, diciamo così, regolare, ogni specie per le proprie specificità, con le proprie determinazioni, ogni specie in natura ha la possibilità, alla morte del corpo fisico, di sviluppare il proprio corpo luminoso. Non esiste, nulla se non l'essere umano. L'essere umano, per una serie di ragioni, ha sviluppato la ragione e attraverso la ragione ha sviluppato l'inganno. E attraverso l'inganno ha sviluppato la sottomissione. La sottomissione crea degli ostacoli che impediscono lo sviluppo del corpo luminoso. Per riuscire a eliminare la sottomissione, l'essere umano ha bisogno di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Questa è l'unica cosa. Per cui esistono un sacco di esseri umani, cioè esiste una buona percentuale di esseri umani che vivono normalmente, vivono prendendosi la responsabilità, ma senza fare delle grandissime cose, senza fare nessuna infamità, cioè vivendo regolarmente la propria vita in maniera decisa, ma senza strafare, che arrivano a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè è un percorso naturale, che noi abbiamo, e sono solo le religioni rivelate e altre operazioni prima, cioè non è che prima delle religioni rivelate non ci fossero dei sistemi per cui il corpo luminoso veniva distrutto, eh? C'erano anche prima. Le religioni rivelate hanno elevato questo all'ennesima potenza. Per cui vivere normalmente una vita sana, una vita buona, insomma, soddisfacendo i propri bisogni, facendo sesso, divertendosi, affrontando i problemi, prendendo in mano la responsabilità della propria vita è sufficiente per costruire il proprio corpo luminoso. Poi esistono vari livelli di costruzione, cioè io ho visto dei corpi luminosi che uscivano, quasi strisciavano come vermi, ho visto delle esplosioni di energia, per cui esistono vari livelli, però diciamo così che una vita normale dell'essere della natura lo porta comunque a sviluppare il suo corpo luminoso, cioè non c'è niente di particolare, ecco. Purtroppo noi dobbiamo affrontare le religioni rivelate, dobbiamo affrontare la distruzione, questa è la cosa veramente grave. Per quanto riguarda poi il rito che facciamo ad Asiago, no? Cioè sull'altopiano di Asiago, allora la data non te la do, perché non ti do la data? Perché non do la data e non do i dati in diretta per radio, perché? Perché tendo a tutelare le passioni, la sensibilità delle persone che partecipano al rito stesso, che partecipano al rito. Cosa consiste il rito? Niente, consiste nel trovarci, nel arrivare su un posto, fare una camminata in mezzo a un bosco praticamente, di circa un'oretta, non ci sono grandi difficoltà, arrivare sul posto che dobbiamo arrivare, fare il cerchio e là bruciare quelle erbe che ti ho detto, naturalmente chi vuole, chi non vuole può anche, purché sia gente nostra, cioè se viene la donna col marito, perché alla donna, non so, gli piace la trasmissione, il marito dice, non so ancora, non so, può benissimo il marito accompagnare la moglie, anzi, sarà ben che venga, insomma, e magari aspetta un attimo più in là finché viene finito il cerchio, cioè non c'è nessuna prerogativa. L'unica cosa che io ci tengo è salvaguardare la sensibilità delle persone. Questo per me è la cosa importante. Allora, non do la data per radio,
non do neanche l'ora nel luogo di appuntamento, eccetera. Questo lo decido io conoscendo la persona, ce lo può decidere Francesco, un altro pagano, eccetera, però lo facciamo a livello personale, cioè lo facciamo come comunicazione personale. Ecco, questa è l'unica, per cui se vuoi Fabrizio non fai altro che chiamarmi a casa, insomma, mi dà un colpo di telefono, dopo vabbè, ci vediamo un attimo, insomma, parliamo, oppure vieni a trovarmi qui in radio, ancora meglio se sei di Padova, fai un salto a Cadorna che è il giovedì, io quando finisco la trasmissione alle 16:30 sono libero fino a che non ricomincio l'altra trasmissione, facciamo prese, facciamo due chiacchiere, non c'è nessun problema particolare. Per cui questo è tutto. Boh, spero che sia stato soddisfatto della risposta, insomma. Allora, riprendiamoci ancora il discorso su Padre Pio, scuole chiuse. Allora, ha chiuso le scuole il giorno 3, sto chiuso le scuole, io ce l'ho dal Corriere della Sera del 4 maggio 1999 e non serviva a chiudere le scuole. Cioè, la gente che c'era per Padre Pio erano solo 20.000 fedeli, diciamo. Ora, perché i numeri sono importanti? Perché la Chiesa Cattolica è per rappresentazione, cioè non ha delle idee o delle posizioni su cui dire queste sono le nostre idee, queste sono le nostre cose, questo è il nostro sentire religioso, ma dice noi siamo in tanti, guardate quanti siamo, guardate quanto è bella la nostra Chiesa, guardate quanto è grande la nostra Chiesa, cioè non guardate la sostanza di quello che noi proponiamo. Ma guardate la nostra scenografia, la nostra messa in scena. Bene, la messa in scena doveva essere di 1 milione di persone, 600.000 secondo la doxa, e in realtà si è sgonfiato tutto. La messa in scena è fallita. E la messa in scena determina anche un altro elemento particolare, la quantità di voti che si traduce in controllo del potere, controllo dello Stato, che la Chiesa Cattolica è in grado di gestire in prima persona. Essendoci a San Pietro solo 300.000 persone, si può presumere che la Chiesa Cattolica di quelle 300.000 persone abbia una possibilità di manovrare circa 150-200.000 voti. Gli altri 100.000 diciamo che magari sono comunque vicini alla religione ma non alle indicazioni politiche, cioè praticamente magari voterebbero contro l'eliminazione dell'aborto, ecco, cioè contro la Chiesa Cattolica per l'aborto. Per cui si calcola ci siano 200.000 voti di manovra e che è pochissimo rispetto a un potenziale che pensava la Chiesa di avere di 700.000 voti di manovra, che era un peso e una condizione da porre sul controllo dello Stato. Questo è stato effettivamente la vera sconfitta della Chiesa Cattolica. E passiamo al vero miracolo di Padre Pio. Fa strage dopo il pellegrinaggio, raptus di gelosia, usciere massacra la moglie e due figlie che la difendevano, tragedia a Messina al ritorno da San Giovanni Rotondo. Dovevo farlo, ho una dignità. Bene, come ho detto già nella prima trasmissione, so benissimo che queste sono opera degli esseri umani, non è opera di Padre Pio, però siccome qualcuno vuole giocare sul fatto che c'è una miracolo, sicuramente fai miracoli, questi fai miracoli, dunque se lui fa i miracoli allora c'è Dio, allora se c'è Dio c'è anche Gesù, allora valgono tutto. Siccome questo è uno sporco gioco. È uno sporco gioco di interposizione che già l'ho criticato a proposito del battesimo di Gesù da parte di Giovanni. Vi ricordate? Giovanni battezza Gesù. Allora, Giovanni, che è il caposetta, riconosce in quel personaggio il suo vice o il suo continuatore della setta. Ma attraverso il riconoscimento di quel personaggio si aprono le nubi e viene fuori Dio che dice: sì, questo è mio figlio. E allora, mentre fa il battesimo, Giovanni garantisce anche l'esistenza di Dio. Cioè, questo giochino degli specchi è un giochino che la Chiesa Cattolica ha sempre giocato. Cioè, io non posso darti niente della vita, darti niente di umano, però posso costringerti a te a credere alla mia scenografia. E questo è il discorso di Padre Pio, è il discorso del battesimo di Gesù, è il discorso di tutte le varie cose. Sì? L'angelo diventa New Age e conquista gli italiani. Siamo arrivati ormai anche a questo punto.
Allora, noi riconosciamo che nella natura esistono esseri di energia. Conosciamo perfettamente questo. Sappiamo perfettamente che ogni temporale, ogni tempesta, sì? Ogni tempesta, ogni terremoto, ogni esplosione di vulcano, ogni compressione di energia si generano esseri di energia. Questi hanno la loro via alle trasformazioni, si costruiscono un po' alla volta, si costruiscono attimo dopo attimo. Bene, noi sappiamo che una parte di questi esseri sono esseri di energia nera, cioè sono esseri. Sì? Noi sappiamo che alcuni di questi esseri di energia hanno la funzione di sottomettere gli esseri umani, cioè si cibano di energia vitale stagnata. L'energia vitale stagnata viene prodotta dagli esseri umani quando sono in ginocchio, cioè l'essere umano in ginocchio produce energia vitale stagnata. Cosa significa questo? Significa che ci sono degli esseri di energia che si spacciano per Dio, mandati da Dio, profeti del Dio. Sì? Profeti del Dio o cose del genere al fine di alimentare la sottomissione degli esseri umani. Questo è il punto centrale. E questi vengono fatti spacciare per angeli, vengono fatti spacciare per profeti, dopodiché si va sempre a determinare l'assoggettamento. Naturalmente, l'angelo cattolico è fallito e allora si preferisce la visione data dalla New Age. C'è un angelo, ma noi siamo circondati sempre da esseri di energia. Sì? Noi siamo sempre circondati da esseri di energia, però dobbiamo sapere discriminare, con quali esseri costruire delle relazioni. E le relazioni le costruiamo attraverso l'esercizio del nostro intento, attraverso l'esercizio della nostra volontà. Sì? Una truffa. Vabbè, no, sono perla perché veramente sto. Un giorno o l'altro vado a beccare questo imbecille che continua a bloccare i telefoni. Sì? Telefoni bloccati, rispondi dove hai visto il corpo luminoso. Quale truffa di telefoni bloccati? Telefono io, posso telefonare qualche altro o no? Dimmi una truffa di Padre Pio, fatta da Padre Pio invece. Ha detto che Dio esiste. Ah, questa è una truffa. Vedete, il problema è questo: i cattolici devono truffare, buggerare, derubare le persone. Cioè, questo personaggio, che è un pezzo di merda, non ha nessun, e ve l'ho fatto sentire apposta, non ha nessun coraggio di usare le proprie determinazioni, di usare la propria faccia, di fare le cose che lui crede. Deve per forza mettere a rogo chiunque dice delle cose diverse, perché questo è l'unico modo che lui ha per continuare ad aiutare a stuprare bambini. Sì? Questo è l'unico modo che lui ha per stuprare bambini. Lui non telefona a Radio Maria, lui non va a rompere i coglioni a quello stronzo di Wojtyla, perché a lui gli fa comodo che Wojtyla continui a stuprare bambini. Gli fa comodo vedere le persone in ginocchio che non si possono difendere. Bene, questo vigliacco, questo farabutto pezzo di merda, deve per forza attaccare ogni trasmissione, ogni persona che la pensa diversamente, perché lui deve imporre l'orrore, perché solo in quel modo lui può costruire se stesso e la propria distruzione. Questa è la morte e la distruzione. E andiamo avanti ancora, no? Andiamo avanti ancora. È divertentissimo quello che noi stiamo tentando di mettere a punto, no? Ai 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 ai, quanta pazienza che ci vuole con le persone. Bevi. Cosa abbiamo qui di bello? Passiamo a un'altra cosetta. Visto che non arriva nessuno, invece della rassegna stampa vi leggerò qualcosa di interessantissimo.
Per esempio, c'è un pezzo di Porfirio, no? Vi sapete che sto parlando a proposito della filosofia, greca, i neoplatonici, no? E Porfirio è un neoplatonico, e Porfirio è uno di quelli che ha fatto il casino che noi dobbiamo adesso mettere a posto. Bene, vi faccio un esempio di quello che pensavano i neoplatonici a proposito dell'anima. E vedrete come i neoplatonici, anche se si dicevano pagani, hanno fatto da ponte per arrivare al cristianesimo. Naturalmente mi interromperò quando vedo qualcuno arrivare, qualche ragazzo della trasmissione dopo che arriva, no? E il frammento, questi frammenti che sono rimasti, sono i frammenti contro Boeto, praticamente una polemica fatta da Porfirio. E vi leggerò il frammento numero 2. Se infatti è dimostrato che l'anima sia fra tutte le cose la più simile possibile al divino, qual bisogno c'è che richieda altri ragionamenti per la dimostrazione della sua immortalità? Chi la pone come premessa e non considera questa argomentazione come una fra molte, da che essa è sufficiente a convincere la gente di buon senso che essa non parteciperebbe alle attività simili a quelle divine se anch'essa non fosse divina? Infatti, se sebbene sprofondata in ciò che è mortale e dissolubile e inintellegibile, è in sé morto e sempre distrutto, e che si disperde nel cambiamento che alla fine causa la sua distruzione, l'anima forma e mantiene insieme ciò, e se mostra la sua essenza divina, sebbene oscurata e impedita dalla figura affatto mortale, che le sta davanti, come se ne fosse separata col il pensiero, allo stesso modo in cui l'oro è separato dalla melma, che gli sta attaccata intorno, essa non rivelerebbe subito la sua idea quale fosse simile a Dio, per questo soltanto, ma anche perché è di lui partecipe e ne conserva la somiglianza delle sue attività. Sì? Ciao. Sono io, Francesco. Dimmi tutto. Ma sei proprio convinto di essere tu l'anticristo? Sei troppo ingenuo, eh? Ma io non ho mai l'anticristo detto sta dalla stessa parte dei conservatori di Cristi Fasulli. Io sono un guardiano dell'anticristo. Un marziano? Un guardiano. Sì, sì, ho capito. Però non sei tu l'anticristo. Per io quanto sono... puoi blasfemare, catalogare, eccetera, non sei tu l'anticristo, sono sicuro. Va bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, io sono un guardiano dell'anticristo. Cosa significa essere un guardiano dell'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda arriva all'essere umano e dice: Coco, togliti la posizione in ginocchio, prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, affronta la tua vita, affronta le contraddizioni, non metterti in ginocchio, non pensare che arrivi Dio sulle nuvole che ti fa la magia e ti fa star bene, lascia perdere. Prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, affronta la tua vita e sii responsabile di quello che fai e determina la tua vita. Questo è il mondo che ci circonda, che dice all'essere umano: se tu non ti prendi in mano la responsabilità della tua vita, tu distruggerai il mondo che ti circonda, cioè distruggi me. Questo respiro, questo incitamento è l'anticristo. Il guardiano dell'anticristo è quella persona che fa proprio il respiro di libertà che nel mondo che lo circonda aggiunge a lui e lo ritrasmette agli altri esseri umani, lo ritrasmette alla propria specie. Questo, qualunque cosa faccia, qualunque sia il tipo di libertà che percepisce, qualunque sia il bisogno di libertà che trasmette. Tanto per essere chiari, questo è un guardiano dell'anticristo. E io sono un guardiano dell'anticristo, per quanto piccolo o poco sia il mio lavoro. Dunque, dal frammento che vi ho letto di Porfirio, appare chiaro come sia il concetto di anima, sia il concetto di Dio e di divino, sia già simile a quello dei cristiani. Cioè, già il paganesimo viene praticamente distrutto nel pensiero e nel suo modo di essere, per diventare quasi affiancato a quello che è il sentire cristiano, cioè il modo di vedere il mondo dei cristiani. Ed è vero che Porfirio farà una grandissima polemica rispetto ai cristiani,
voi troverete tantissime cose, critiche che fa specialmente ai Vangeli di Matteo o altri Vangeli, in cui tuttora quelle critiche non sono ancora state superate, però nello stesso tempo nei concetti fondamentali Porfirio cede. Sì? Sì? Ciao Claudio, sono Antonio. Ciao Antonio. Ciao, mi vuoi fare una domanda? Dimmi. Sento tante volte che sento anche parecchia gente che dice, no? Che se, cioè, partiamo da un coso, no? Che la mente è in grado di fare tantissime robe. Benissimo, a mente se puoi autosistemarti ti per credere una malattia, ma ti stesso non mi va ancora a capire come farò a mente di uno sistemare un altro che le mani, cioè non so se lo so spiegare, sì. Perché a mente la vedo come può essere una caverna, che il discorso è che a mente fa tante robe, però se sistemi ti stesso quanto mente tua, mandare a sistemare uno che ha mai una gamba di quanto mente, cioè, chi per quanto che te pensa che te lavora, che te smisce dal tuo cervello, come fai a sistemare la gamba che altro? Forse se non lo so spiegare bene. Sono d'accordo con te. Perché a me la mente capisce, uno dice che sai che tante che malattie che persone credono essere mai, che adesso non mi ricordo più il termine come che l'è. Sì. Psicosomatiche. Esatto, perfetto, uno crede dopo magari è tutto sommato, ecco. Sì. Ma ti, qua mente tua, come fai a tornare a sistemare un altro che vuole ancora capire come che fa, che non tocca, non fa niente, e te sistema sì. Te ne senti per radio? Ciao, ciao, ciao. In effetti il problema è reale, cioè la libertà. E per libertà intendo anche lo star bene fisicamente e il guarire da malattie nei limiti del possibile. Cioè comunque il benessere viene da dentro a fuori. Cioè la libertà viene costruita come determinazione soggettiva rispetto al mondo. È la schiavitù, le brutture, cioè gli ostacoli, la sottomissione che viene da fuori a dentro. Per cui se un individuo dice io metto in essere delle strategie per star bene o per guarire, è perché lui decide di mettere in atto le strategie per guarire, ma nessuno può far guarire un altro attraverso la mente. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e sono arrivati i ragazzi che fanno musica. Grazie ancora di tutto e a risentirci. Ciao.